Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. E siamo di nuovo qui nell'area stile dal Royal Hotel di Sanremo e sono in compagnia di Lodovica Comello, guardatela in tutta la sua bellezza, benvenuta a Radio Bruno. Come va? Tutto anche bene? Con i colori di Radio Bruno, tra Hai l'altro. Visto? Brava, ma io ho pensato tutto, non è mica a caso sta cosa. 1000 punti in più. Brava, brava. Senti, allora, sei anche regina dei social, fammi capire, insomma, ti seguo, hai più di 6 milioni di seguaci. Sì, sommando ovviamente tutti Poi i social. Poi 10.000 visualizzazioni per i tre dischi pubblicati. Insomma, dai, sì, c'è un po' di fermento. Un po' tanto. Poi attrice, cantante, adesso anche conduttrice. E tra un impegno e l'altro ho trovato anche il tempo di prepararti per Sanremo. Ma per un Sanremo, sì, mi annoiavo, guarda. Ho detto, ma perché non andare a Sanremo una settimana così per riempirla? Perché giusto per vacanza, no, ma dai. Certo. Le vacanze non sai neanche cosa siano, insomma. No, non so assolutamente cosa siano, però le sogno tantissimo. Sì, sei sempre in giro, insomma, per lavoro. E adesso questa grande emozione del Festival di Sanremo, come la stai vivendo? Con grande emozione, l'hai detto tu, no, però sono carica, abbiamo aspettato troppo, voglio adesso andare sul palco e fare, basta, c'è bisogno di partorire, tra virgolette, perché no, è vero, poi tanta attesa, no, covi, aspetti, le interviste, le cose, la preparazione, accumuli, poi devi scoppiare, quindi no, sono bella carica, dai. Vabbè, sei abituata, insomma, a calcare i palchi, quindi non hai problemi. Però ma questo è diverso. Di Sanremo. Questo non c'entra niente con tutti gli altri palchi che ho calcato, è proprio una cosa a sé stante. Ed è molto emozionante, c'ha questa presenza mistica. L'Ariston è un, non so, un tempio. Anche quando ho fatto la prima prova con l'orchestra mi tremavano le gambe. Cioè, alla prima prova, ti giuro, mi tremavano le ginocchia. Ho detto, bene, iniziamo così. E quando Carlo Conti o Maria De Filippi farà il tuo nome e dovrai scendere la scala, la scalinata? No, scala cado. No, non devi Poi dire cosa così. Può succedere? No, non pensarlo neanche. Avrò il cuore a mille, oddio, cioè, sta per accadere tra pochissime ore, mi aiuto. Vabbè, il tuo pensiero in quel momento, come ti dai la carica? Hai non ho portafortuna, ma cerco sempre di convertire l'emozione in adrenalina, quindi cerco di autocaricarmi, dai che vai, spacchi tutto, dai. Quindi sono tipo l'allenatrice di me stessa, dai Lodo, mi carico così. Giusto, giustamente. Senti, parliamo del brano che porterai a Sanremo, Il cielo non mi basta. Il cielo non mi basta, sì, è un brano che ho in archivio da un po' di tempo, lo tengo lì, l'ho tenuto lì nel cassetto per un'occasione speciale. Quale migliore occasione se non Sanremo? E è un pezzo che mi emoziona moltissimo personalmente, parla d'amore e cerca di trasmettere un messaggio d'amore molto puro, invita a vivere l'amore seguendo la passione e con estrema leggerezza, ecco. E parla di un amore proibito, che quindi è unico proprio per il fatto che vive di questi piccoli momenti rubati e anche un po' illegali, se vogliamo. Ma Lodovica è innamorata? Sono molto innamorata, sono sposata. Sposata? Non lo sapevi? No, vabbè, ma tu scusami, sei giovanissima, anche sposata, cioè hai avuto anche il tempo di sposarti. Certo, e 8 figli, non lo sai? Sì, certo. È una rabbia, io qui ho 36 anni. No, sui figli scherzavo. Sul matrimonio no, sono sposata, sì. Da 2 anni? Sì. Che bella cosa, questo mi piace. Quindi potrebbe essere anche un po' una dedica, no? Beh, anche sì, se un amore proibito. È un amore proibito. Attenzione, quindi non di proibito non c'è niente nella nostra storia. Però sì, diciamo che questo invito a vivere l'amore con compassione, sì, lo riporterei anche alla mia storia. Certo. Senti, invece parliamo della cover. Hai scelto un brano difficile, insomma. Molto difficile. La grande artista che è Mina. Sono prontissima. Diciamo che è un brano difficile. Cioè, per un cantante, insomma, ci sono delle difficoltà tecniche obiettivamente reali. Però è un brano che mi diverte tantissimo. È un brano molto leggero, molto sbarazzino, molto frizzante, allegro. E quindi mi andava di portare qualcosa di divertente sul palco. Per drammatizzare un po'. E le mille bolle blu di Mina del 1961, giusto? Esatto, proprio quello. Quindi speriamo di riuscire a farlo.
Ma sì, assolutamente. Senti, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie, crepi. Prima di salutarci, devi salutare, insomma, gli amici di Radio Bruno. Un saluto allora a tutti gli amici di Radio Bruno, un bacione enorme, mi raccomando, fate il tifo. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.